Pace e bene a tutti, bentornati al nostro appuntamento con la santità. È il 25 febbraio e noi ricordiamo San Luigi Versilia, vescovo salesiano. Ascoltiamo. Luigi Versilia nasce a Oliva Gessi, vicino Pavia, il 5 giugno del 1873. A 12 anni entrò nell'oratorio di Valdocco, dove conobbe Don Bosco. Nel 1895 venne ordinato sacerdote. 10 anni dopo guidò la prima spedizione missionaria salesiana in Cina. Fu nominato vicario apostolico e consacrato vescovo. Fece costruire un seminario, case di formazione e progettò residenze e ricoveri per anziani bisognosi e formò catechisti. Don Luigi ordinò sacerdote il chierico salesiano Callisto Caravario. Il 25 febbraio, mentre viaggiavano in barca, furono assaliti da dei pirati, legati e mentre saccheggiavano i loro beni e bruciavano libri e breviari, uno dei pirati gridò: «Perché ami queste croci? Noi non le tolleriamo, le odiamo con tutta l'anima. Non le vogliamo in alcun modo e ci opponiamo a loro tanto quanto possiamo». Delle ragazze catechiste che erano con loro poterono testimoniare inoltre che entrambi i missionari si confessarono l'un l'altro prima di essere fucilati in un vicino bosco di bambù. Vennero beatificati da Papa Giovanni Paolo II il 15 maggio del 1983 e proclamati santi il 1 ottobre del 2000, insieme ad altri 118 martiri cattolici in terra cinese. Il martiriologio romano ricorda Monsignor Versilia e Don Caravario il 25 febbraio, anniversario della loro nascita al cielo. San Luigi è stato il primo missionario in Cina, il primo missionario salesiano intendo. Che cosa ha potuto fare lui in questa grandissima terra nuova? E che cosa possiamo fare noi? La Cina noi la vediamo come una terra lontana, in effetti geograficamente è una terra molto distante da noi, distante non solo dal punto di vista dello spazio, ma anche della cultura. La cultura cinese è antichissima, è molto profonda, ha dei simboli particolari, una scrittura che ci sembra incomprensibile, che richiede tanti anni di studio per essere imparata, una lingua talmente diversa, molto difficile da padroneggiare per chi è straniero. È una lingua che è fondata anche su un sistema di pensiero completamente distante dal nostro e parlare diversamente vuol dire quindi anche pensare un po' diversamente. Ma oltre tutta questa distanza c'è anche una vicinanza perché la Cina in un certo senso ci ha raggiunti. Quanti oggetti provengono dal mondo cinese? Quanti negozi si sono aperti proprio vicino casa e noi li frequentiamo molto molto spesso perché quello che troviamo lì, a parte che troviamo di tutto e quindi è comodo, ma è anche molto economico. Ed economico perché? E beh, dobbiamo andare un po' a vedere anche tante situazioni che vivono i nostri fratelli cinesi che sono lontani da noi e dobbiamo iniziare a crederci se effettivamente quello che noi paghiamo poco in realtà gli viene pagato tanto da persone che hanno alcuni ritmi di lavoro esigenti, diciamo così, o da diritti umani che non sono gli stessi che abbiamo qui noi nel nostro paese. Ma oltre queste riflessioni, l'istinto missionario che ha portato San Luigi in Cina credo che dovrebbe essere lo stesso che abbiamo noi quando andiamo appunto a incontrare questi fratelli cinesi che vivono qui nel nostro paese. Abbiamo la possibilità di essere missionari proprio nella nostra città, a due passi. Spesso non abbiamo relazioni con queste sorelle e questi fratelli cinesi, spesso solamente un piccolo scambio lì alla cassa. È una provocazione che ci arriva oggi e quindi quello di iniziare a essere un po' missionari. I cinesi hanno esportato tanto di loro stessi, stanno esportando tanto dal punto di vista del commercio, allora sfruttiamo questa piccola metafora. Noi non siamo ancora riusciti ad esportare Cristo in Cina, possiamo iniziare piano piano a farlo proprio con loro che ci sono qui accanto, qui vicini. Come? Basta veramente poco, semplicemente dimostrare che siamo accoglienti, che siamo curiosi di conoscere, di accogliere
e che però la nostra vita è fondata su dei valori importanti che ci rendono felici e ci rendono pieni d'amore. San Luigi prega per noi.